Benvenuti, buongiorno da Giammaria Migliaccio, dalle pagine della mia di Scienze dello Sport, Scienze in Palestra, da Nuoto 24 Performance Lab Aerogene. Allora, anche oggi parliamo di ricerche scientifiche in questo progetto che ci vede impegnati con la Sport Science Academy, dove tanti professionisti delle aree dello sport, del fitness, della nutrizione sono evidence-based. Cosa vuol dire evidence-based? Nel senso che ovviamente tutte le loro considerazioni le fanno basandosi su evidenze scientifiche. È un progetto che è già partito da un anno da noi, che sta andando veramente molto bene. Bene, intanto oggi parliamo di questo, quindi l'allenamento HIIT è più efficace in minor tempo. Intanto c'è da dire che l'HIIT, l'allenamento intervallato ad alta intensità, sicuramente è molto noto, noi siamo già 2 anni che facciamo tanti approfondimenti, webinar, eccetera, però non è, devo dire, diffuso in tanti ambiti, ad esempio nell'ambito più delle patologie, ovvero quando una persona è in sovrappeso, forte sovrappeso o obesa, si tende a fare l'allenamento a bassa intensità. E questo è il primo aspetto. Vediamo cosa un esperto della Sport Science Academy lato fitness ha segnalato. Oggi parliamo con Rosaria De Blasio. Buongiorno a tutti, sono Rosaria, opero nel fitness. Ho scelto questa review per 2 motivi. Spesso ha a che fare con soggetti insulinoresistenti. La resistenza all'insulina compromette la salute metabolica dell'individuo e spesso costituisce un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti nell'allenamento. Il secondo motivo è quello di valutare HIIT, allenamento intervallato ad alta intensità, come valido alternativa al training continuo per la risoluzione di questo problema in un minor tempo. Grazie Rosaria. Allora, ci ha segnalato qualcosa di molto interessante. Allora, qui c'è anche da definire, diciamo, un'area di interesse. Chiaramente, se parliamo di obesità, stiamo parlando di una patologia, quindi ovviamente il medico che ha riconosciuto diciamo l'utilità per la sua paziente in questo caso di fare un'attività, quindi avrà fatto una prescrizione o avrà consigliato alla persona di iscriversi. Poi dall'altra parte, nel lato fitness magari, ci sono gli operatori del settore, come in questo caso Rosaria De Blasio, che si trovano ad affrontare il problema e quindi a risolverlo. Allora, questa review di riferimento che è uscita proprio su Obesity Review, quindi una rivista scientifica non del lato sport science o sports medicine, ma proprio legata alle patologie dell'obesità, però parla di HIIT comparate con l'allenamento a bassa intensità per lunga percorrenza. Allora, intanto rivediamo i contenuti di questa review che sono che ci dicono che l'allenamento intervallato ad alta intensità migliora la composizione corporea e la circonferenza vita in minor tempo rispetto ad allenamenti continui non intensi. Sono studi molto recenti del 2017 e quindi ci fanno venire in mente che sarebbe il caso di affrontare meglio queste cose. Tanto se ti sei collegato adesso da poco, tra poco la diretta finisce, puoi fare comunque i tuoi commenti, le tue domande al termine, se riesco, al termine rispondiamo tutti quanti insieme, nel mentre metti qualche like o condividi se ti interessa. Allora, portiamoci a casa un concetto importante: l'allenamento ad alta intensità è più efficace in minor tempo, non che non siano efficaci gli altri, attenzione, nel senso che molte volte quando si vogliono ottenere dei risultati è giusto anche ottenerli in tempi rapidi, vuoi anche per l'aspetto motivazionale. Una persona che poi alla fine sta mesi e mesi e non ottiene mai nulla in palestra probabilmente poi abbandona, e questo è un bel problema. Quindi se si mantengono i risultati, diminuzione della circonferenza vita, che è un dato che interessa sicuramente anche al medico, perché ha ovviamente sono dei marker per la prevenzione primaria, per i fattori di rischio, quindi ovviamente è molto importante, e anche per la composizione corporea, quindi per la diminuzione della massa grassa. In questi studi, che non sono tantissimi, in questa review sono solamente 13 su oltre 1100 considerati, e quindi sono grandi margini di miglioramento per il futuro, ma già da adesso si è visto che l'HIIT è molto più efficace. Ma attenzione, anche in questi studi è stato visto che i risultati sono arrivati con non meno di 10 settimane, però stiamo parlando di, insomma, 2 mesi e mezzo, e i risultati sono stati progressivamente sempre più importanti. Quindi grazie se vuoi condividere, ci sentiamo per i prossimi video della Sport Science Academy. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.